Benvenuti su Creazioni Digitali, questo è il primo tutorial di una serie, un corso completo su Inkscape, programma di grafica vettoriale, software open source, ideale per creare immagini in formato SVG, alternativa all'Illustrator, con strumenti potenti e flessibili per il disegno, per le illustrazioni e molto altro. Vediamo come scaricare gratuitamente Inkscape direttamente dal sito ufficiale inkscape.org/it per la versione in lingua italiana. Vi lascio comunque il link in descrizione. L'ultima versione stabile al momento rilasciata ad ottobre del 2024 è la 1.4. Questa versione include numerose funzionalità e miglioramenti e quindi per scaricarlo basta andare sulla pagina download e il sito riconosce automaticamente il vostro sistema, quindi vi rindirizza al link adatto. Inkscape è disponibile anche per il sistema Mac, Linux oltre che per Windows. E una volta fatto il download basta lanciare l'eseguibile e fare l'installazione. Io l'ho già fatto, vi ritroverete l'icona, basta cliccare e si apre questa piccola schermata che può anche essere disattivata al riavvio successivo. In alto troviamo tre schede. Andando su impostazioni rapide è possibile personalizzare il colore della tela. Bianco a scacchiera chiara o scura, direttamente scura oppure predefinita. Sotto possiamo impostare quali tasti rapidi usare, quelli predefiniti di Inkscape, ma se conosciamo già le scorciatoie di un altro programma che magari abbiamo usato come Illustrator o altri, possiamo selezionare la voce di menu corrispondente. Sotto invece impostiamo il formato delle icone. Ci offre diverse opzioni colorate, scala di grigi o classici e in pratica selezionando l'opzione diversa caricherà un set di icone diverse. Dalla cursura accanto invece impostiamo l'interfaccia scura oppure la classica interfaccia chiara. La scheda supportata da voi invece riporta due link. Vi ho appena detto che è un open source e quindi un link è dedicato agli sviluppatori che volessero contribuire allo sviluppo del software e l'altro invece per dare un contributo. Dalla scheda disegna possiamo invece aprire i file recenti che abbiamo già lavorato oppure selezionare alcuni modelli predefiniti. Troviamo già dei template diversi per la stampa, formati video, formati social, vari tipi di schermo, naturalmente si tratta di formati grafici e poi a seguire delle griglie da usare per generare forme. Clicco su stampa e apro un A4 orizzontale. Si apre così l'interfaccia utente di Inkscape. In alto troviamo la barra dei menu che offre delle opzioni generali che ci permettono di accedere alle varie funzioni. Appena sotto troviamo la barra di controllo dei vari strumenti che offre appunto le varie opzioni dello strumento attivo. Al centro troviamo la tavola da disegno, in questo caso la mia è grigia con questo contorno chiaro. Riesco a zoomare con lo scrollo del mouse tenendo contemporaneamente premuto il tasto CTRL. Se attivo proprietà documento attraverso il tasto destro, potrei anche attivarlo dal menu file, posso personalizzare e modificare le impostazioni che abbiamo visto prima, cambiare colore, cambiare il formato della mia tavola da disegno, l'unità di misura, settare griglie e tante altre opzioni che vedremo più avanti. Dal menu Modifica Preferenze è possibile personalizzare una serie di funzionalità, ad esempio da interfaccia
temi è possibile scalare il carattere, io l'ho ingrandito, modificare il contrasto e quindi avere una tonalità diversa dell'interfaccia, modificare le dimensioni delle icone nella barra degli strumenti a sinistra e le dimensioni delle icone in alto nella barra di controllo. Diamo un'occhiata adesso alla barra degli strumenti. Vedete che passando il mouse ci suggerisce sia il nome dello strumento ma anche il tasto di accesso rapido da tastiera, e troviamo dallo strumento selezione allo strumento nodo e a seguire i vari strumenti di disegno, la penna e altri strumenti che al momento tralasciamo ma che vedremo nel dettaglio nei prossimi tutorial. In basso troviamo il pannello colore e la barra di stato ancora sotto, che ci dà sempre indicazioni molto preziose. Ad esempio ci indica la posizione del mouse sulla tavola del disegno, indicata da questo valore. Può essere utile quando abbiamo degli oggetti disposti sapere esattamente le coordinate. Questi invece sono i pulsanti per ingrandire o rimpicciolire, mentre quelli accanto permettono di ruotare la tavola da disegno. In alto troviamo i comandi per settare le proprietà di aggancio degli oggetti, la magnetizzazione. Mentre cliccando su questa barra apriamo i pannelli. In alto troviamo le schede per accedere ai vari pannelli che sono già aperti. Questo ad esempio è il pannello dei livelli, poi troviamo il pannello del riempimento. Per aprirne altri basta cliccare sulla freccia e selezionare quello che intendiamo aprire, ad esempio il pannello a linea. Se invece vogliamo gestire il testo, apriamo il pannello dedicato. Trascinando il pannello dalla barra è possibile ingrandire la finestra. Vedete, qui possiamo settare il carattere, le dimensioni. Adesso non vediamo gli effetti perché non ho nulla sulla tavola da disegno. Il pannello si chiude con un doppio clic. Anche la barra degli strumenti può essere ingrandita agganciandola e trascinandola. Sotto, accanto ai pulsanti che abbiamo visto prima per ruotare la tavola da disegno, troviamo una freccia che attiva le varie palette. Vedete che cliccando si aprono le varie palette disponibili e possiamo selezionare delle palette diverse. Inkscape offre la gestione dei livelli per organizzare progetti complessi e nel formato nativo è l'SVG, ma consente anche l'importazione e esportazione di altri formati come PNG, PDF e gli EPS. Include numerosi filtri per effetti visivi avanzati come sfocature, ombre e texture. Grossa pecca di Inkscape al momento è che non supporta nativamente il formato CMYK per il lavoro diretto, poiché utilizza principalmente il modello di colore RGB per la grafica vettoriale. Tuttavia è possibile esportare i progetti in PDF e poi eventualmente fare la conversione colore con degli strumenti esterni come ad esempio Scribus. In questo primo tutorial abbiamo imparato a conoscere, a prendere confidenza con l'interfaccia di Inkscape. Nel prossimo tutorial invece inizieremo a conoscere anche gli strumenti di disegno. Se questo video vi è stato utile, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ciao!